Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Rafra e siamo al quinto episodio della serie dedicata a Rule of Rose, una serie blind run speciale Halloween, perché questo, nonostante il tono molto particolare, è considerato un titolo survival horror, quindi ho pensato potesse essere appropriato per questo ottobre. Ora vediamo un po', perché devo dire che il gioco, ragazzi, sono sincera, mi sta turbando parecchio, nel senso che quando stacco dopo aver giocato ci penso, mi angoscio un po', è molto pesante, più che altro proprio come clima, per il clima che si respira all'interno del gioco. Io spero che non peggiori ulteriormente, ragazzi, perché sono molto sensibile per alcune cose, quindi vediamo come andrà. Allora, abbiamo affrontato l'ultima volta la prima boss fight del gioco. È stata molto strana, anche perché a livello di gameplay non era studiata benissimo, secondo me. Cioè, non penso fosse un problema mio di non riuscire bene a muovermi e utilizzare Jennifer con questo tubo. Però abbiamo dovuto uccidere Hoffman, che sinceramente non ho esattamente chiaro che figura fosse all'interno dell'orfanotrofio, perché penso lavorasse all'interno dell'orfanotrofio, penso fosse un semplice professore, visto che comunque alcuni orfani ci hanno detto appunto che avevano paura di questo professore quando si arrabbiava. Lui ci picchiava durante la boss fight con una bacchetta di quelle che sembrano appunto quelle che negli anni 30 utilizzavano gli insegnanti, quindi ho pensato potesse essere un insegnante. E abbiamo ottenuto, dopo averlo sconfitto, questo oggetto piuttosto inquietante anche lui, la sacca tiepida, che dice che praticamente c'è dentro qualcosa che si contorce. Io non ci ho pensato nello scorso episodio, ma è il coniglio, abbiamo trovato il coniglio, cioè quello che stavano picchiando i bambini dentro questo sacchetto tutto pieno di sangue. Ora non so se posso mostrarvelo. Oh, ho fatto USA. Eccolo qua, dentro c'è il coniglio, quindi noi il coniglio l'abbiamo già ottenuto, non dobbiamo più andare alla ricerca del coniglio. Questo è il motivo per il quale, se noi chiediamo al cane di seguire le tracce utilizzando la cacca del coniglio, lui non ci porta da nessuna parte, quindi l'abbiamo già ottenuto, dobbiamo provare ad andare a consegnarlo. Allora, voglio prendere un oggetto, sì, perché visto che abbiamo utilizzato praticamente tutte le cure che avevamo, la boss fight è stato un incubo per me. Volevo riprendere, vediamo, la scatola dei dolci, esatto, e praticamente utilizzarla, equipaggiandola, per far trovare al nostro Brown altri biscotti. Ok, qui non ci sono, va bene. Tanto noi adesso dobbiamo andare. Parleremo un pochino di quello che abbiamo capito fino adesso, ragazzi, perché negli scorsi episodi abbiamo scoperto cose abbastanza importanti. Soprattutto abbiamo letto un giornale. Ho visto che le informazioni contenute nei giornali sono davvero fondamentali. Questo giornale riportava il fatto che un anno prima, quindi nel 1929... che dovrebbe essere tra l'altro lo stesso anno in cui abbiamo scoperto che appunto questi bambini dell'orfanotrofio hanno assistito alla cerimonia di inaugurazione del dirigibile più grande del mondo, che penso sia questo, è lo stesso anno in cui appunto è successa una cosa terribile in questo orfanotrofio. I bambini sono stati trovati tutti morti insieme ad un adulto. Questo nome di questo adulto per adesso non mi dice niente, non so chi potrebbe essere. Non abbiamo visto tantissime figure maschili in questo gioco per adesso, però insomma è morto anche lui ed è stato incolpato dello sterminio di questi bambini, quindi li avrebbe uccisi tutti e poi si sarebbe tolto la vita. Ho mancato le scale. Il problema è che queste cose che noi stiamo scoprendo vogliono farci intuire o comunque pensare al fatto che i bambini siano tutti morti. Abbiamo visto anche una... No, sto sbagliando strada. Abbiamo visto anche una foto di gruppo di questi bambini ed erano riconoscibili, si vedevano. Ora, non mi ricordo i nomi, però si vedeva Diana, poi si vedeva assolutamente la bambina quella con gli occhiali, quella che viene detta chiamata la bambina saggia, e altri che erano molto riconoscibili.
Non ho visto in questa foto però Jennifer, quindi non riesco a contestualizzare la protagonista all'interno di questa storia per adesso. Soprattutto ripensando anche al filmato iniziale che la vedeva a bordo del dirigibile armata di una pistola. Non riesco proprio a collegare i puntini per adesso, non riesco a capire che tipo di esperienza stiamo vivendo. Oh mio Dio. Tra l'altro noi adesso abbiamo avanzato con il tempo perché siamo a maggio, però in questo mese non c'è stata una vera e propria prova, un dono da portare. Noi stiamo portando il coniglio, sì, ma perché era scappato. Quindi, ora proviamo a parlare. La principessa dal cuore piccolo parlò con gli occhi fissi sulla borsa in mano alla ragazza. Ce l'abbiamo fatta, siamo una grande squadra. Dammi Peter, glielo consegnerò io. Fammi passare. E niente, dobbiamo darglielo per forza. Non lo so perché, ma non mi fido per niente. Ma questo coniglio sarà ancora... No, scusa, eh. Ma è una foresta? Oh mio Dio. Lower classes like you and me can't go up very close. We have to pray from a distance. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. I wish to thank you for gathering here today. Jennifer! May I have your attention? This is a message from the Princess of the Rose. The message reads, Jennifer, your efforts this month deserve special recognition. You managed to find Peter and will be amply rewarded. Thus concludes the message from the Princess. Splendid work, Jennifer. You are no longer a wretched peon. Amanda, on the other hand, has been demoted. Ok, le ha invertite praticamente. Amanda. It's time, Jennifer. Jennifer. Jennifer.
mio Dio, ok, è successa la stessa cosa praticamente che era successa precedentemente, però con noi. Quindi Jennifer ha punito Amanda, solamente che, ragazzi, il topo era decomposto. Non lo so, sto pensando alla protagonista, io non riesco davvero a inquadrarla, nel senso, ottobre? Non ha mai parlato forse Jennifer, io non sono sicura, ma penso non abbia mai detto niente se non con il cane. Sei sveglia? Allora Jennifer, adesso hai capito quanto sei stata cattiva? Era come se fossero ricordi. Allora è così, ancora non vuoi capire. Bene, ti farò leggere questi libri. Prego, presto, Jennifer, leggi la storia. Ok, questo bambino, a parte che non si vede in faccia, mai. È strano, e vuole che noi ci ricordiamo che cosa abbiamo fatto. Jennifer ha trovato l'uccellino. Allora, l'uccello della felicità è quello che hanno lì nel club degli aristocratici. L'uccellino rosso che abbiamo anche trovato nelle stanze che volava. Io ero convinta fosse Peter. Ci sono le impruntine. Un giorno una ragazza trovò una grossa scatola. Dentro c'era l'uccello della felicità. L'uccello avrebbe portato al paese. L'avrebbe portata al paese della felicità, o almeno così lei sperava, ma dentro ogni scatola ne trovava una più piccola. Alla fine, in un'angusta scatola buia, trovò il suo piccolo uccellino. Ma era troppo piccolo. E troppo tardi. L'uccello era morto da molto tempo, aveva incontrato un sanguinoso destino. Fine. C'è anche una pagina strappata. Stiamo andando avanti, ma stiamo proseguendo senza un vero. Siamo a luglio adesso. Prima eravamo ottobre. Quando chiuse il libro di fiabe, la ragazza sfortunata si rese conto che la principessa fredda come il ghiaccio era entrata nella stanza. La principessa disse gentilmente: l'uccello rosso. Hai trovato ciò che stavi cercando, ciò che ti era caro? No, non sto capendo, siamo di nuovo qua. Trovami un biscottino intanto tu. È diventata una stanza del save point questa? Sì, prima era ottobre, ottobre. E adesso luglio. Sì, ma se io apro qua. Qui abbiamo tutti i nostri libri, libro delle fiabe di Ario. Allora, la piccola principessa, tra l'altro, ragazzi, a me è venuto il dubbio, anche guardando qua, vedete che è seduta sulla sedia? C'era una volta una piccola preziosa bambina. La sua amica, la principessa della Rosa Rossa, era sempre a suo fianco, è una bambola. La principessa della Rosa Rossa è una bambola. Allora, vediamo se si è aggiornato. Nel club degli aristocratici la legge della rosa era assoluta, proprio come la parola della principessa della Rosa Rossa. È la bambola. Non so se questa cosa mi preoccupa alquanto. Il campo dei trifogli non penso. L'uccello della felicità. Qui addirittura la storia dice fine. Quindi non penso si aggiornerà. Ora, vediamo un attimo. La musica è cambiata, è bellissima. Siamo qui, siamo. Era il saloon questo, ok, è un po' cambiato.
La principessa ostinata e la principessa dall'aria saggia stavano parlando. Le ragazze sfortunate le stavano... La ragazza sfortunata la stava ascoltando. Hai ragione, Meg. Dovremmo metterla un po' più? Discuteremo dopo dei dettagli. Incontriamoci al nostro posto segreto. Ho trovato la piuma rossa, questa è la piuma dell'uccellino. L'uccello cremisi. Ok. Penso che sarà il dono che bisogna portare questo mese. Dono di questo mese, l'uccello della felicità. Sì, dobbiamo cercarlo. Allora, direi... Troviamo i biscotti intanto. Ma dite che qua non ci sarà nulla? Vip room si è richiusa. Era aperta perché c'era dentro Diana l'altra volta. Qua c'è la stanza segreta, sempre chiusa. Ah, ma non ce l'abbiamo più la scatola di biscotti equipaggiata, però, eh. Trova un biscottino, ho bisogno di vita. Ok. Allora, direi che questa, visto che Peter appartiene al passato... Poi il coltello, adesso che ho il tubo io non lo uso più. Ok, così abbiamo un pochino più di spazio. Faccio un po' un giro, sia per controllare di non aver lasciato nulla. E voglio cercare anche delle cure, voglio farmare un po' le cure, farle trovare al cane, tipo qua. Se io gli dico di cercare. Eppure si sente. Qui per fortuna non si apre più perché questa stanza era inquietantissima. Baronessa. Noi siamo filthy, sporchi e miserabili. Amanda, ok. Povera Amanda. Comunque sì, sono quasi sicura che davvero la protagonista non parla mai. Tra l'altro, vabbè, è super passiva, nel senso che proprio... Non fa assolutamente nulla. Lei non reagisce anche quando ha dovuto punire Amanda. Si vedeva che a un certo punto voleva tirarsi indietro, ma non l'ha fatto. Ma non solo in quell'occasione, comunque lei è sempre molto passiva. Non lo so, non riesco a inquadrarla bene. Ho iniziato il gioco convinta comunque che lei fosse... appunto, come vi avevo detto subito dopo il filmato iniziale, questa vittima probabilmente di un abuso, di... comunque violenza di qualche tipo che lei ha percepito in maniera davvero molto pesante. Dove è andato il cane? Oh, ci sono dei disegni. Però ragazzi, comunque dicevo che la trama per adesso mi è oscura, proprio non riesco a comprenderla. Se non avete mai giocato questo gioco, lo state seguendo con me per la prima volta, mi piacerebbe sapere comunque quali sono le vostre impressioni, cosa pensate che possa essere successo a Jennifer, cosa può rappresentare questo gioco. Quindi mi raccomando, se non avete giocato, non è spoiler comunque fare le vostre teorie e dirmi... quello che secondo voi vuole comunicare il gioco. Anzi, mi fa molto piacere. Stiva animali va a bordo. Oh! Oh! Ci sono gli animali! Qui c'è un maiale. Il maiale è impegnato a mangiare. Puzza terribilmente. Sulla gabbia ci sono dei nomi. Mary e Sally. Dentro ci sono due agnellini tremanti. Oh! Il cibo per animali è sparso dappertutto e sta andando a male. Ci sono un sacco di gabbie vuote e nell'aria si sente un forte odore di animali.
perché dovrebbero esserci così tanti animali a bordo di un dirigibile? Che tipo di animali avranno tenuto qui dentro? Sembra che le gabbie non siano state usate da molto tempo. Sì, andiamo, andiamo. Un maiale e due agnellini. Questi disegni ci guidano comunque in un certo senso. Oh! Ma questo rumore è l'uccellino? Ma non capisco perché dobbiamo trovarlo se comunque la ragazza, quella fredda come il ghiaccio, la chiamano, ce l'aveva nella gabbia. Pieno di piume, ma sarà ancora vivo questo uccello. Ok. Dove? Sembrano foglie. Sarà su? Nel salone ospiti? Oh mio Dio! Sono decisamente troppe queste piume. Cos'era questo? 37. Oh mio Dio, si aprono le stampe. No, come non detto. Il cane non ci può più aiutare qui perché c'è troppo odore, probabilmente. Visto che comunque le piume sono dappertutto. No, allora, quando ci sono queste sezioni ho capito che comunque bisogna seguire lo scorrimento del gioco. È inutile andare a cercare cose in aree perché comunque non si apre niente. Il bagno? Sono sassi, cos'è? Oh, è sangue quello che c'è sopra? Parlavano di lei. L'uccellino? Qui. Forchetta e coltello? È strano. Mi stupisco ancora che le cose sono strane in questo gioco. La principessa ostinata disse: stai origliando, Jennifer? Che ragazza cattiva. La principessa dall'aria saggia disse: so cosa stai facendo, stai cercando l'uccello della felicità, giusto? Si trova in una stanza qui vicino, ma non mi ricordo il numero. Allora, tu da che parte stai? Se non ci sbrighiamo, l'uccello morirà.
Questo farà piangere Eleanor. No, scommetto che si infurierà. Darà di matto. Perché non facciamo una scommessa su cosa farà? Piangerà o si arrabbierà? Scommessa accettata. Vediamo un po'. Questa si apre. La 23. Oddio! Cos'è? No, allora un momento perché... Che cos'è? Oh mio Dio! Ma... È un giochino di legno! A forma di uccello! Ma l'uomo che lei vedeva sempre riflesso nello specchio non lo vede più. Cosa saranno questi numeri? 24. Queste sono chiuse. Ho sentito qualcosa? E questa si apre, sarà qui. Jennifer ha trovato una nota reame. Paese degli uccelli, popolazione 834. Era un disegno di una foresta con tanti uccelli, c'era scritto che erano, che sono 834. Tutto molto strano. Vediamo, altre stanze che si potrebbero aprire. Ma là? Non parla. Allora, per adesso abbiamo aperto solo la 15 e la 26. No, ancora. No. Ma come si fa a non prenderle in questo gioco? È impossibile. Dai, muori. Oh mio Dio. No, il cane. Come faccio? Poi ci chiudono dentro, ma che infami. Come faccio? Ah no, ok. Niente, è provvisorio, diciamo. Si rialza da solo. Ok, ok, tutto bene. Ma che i disegnini con i numeri siano i numeri delle stanze che dobbiamo aprire? 12. Mi sembra che un numero era 34, quindi forse dovremmo andare a cercare la stanza 34 da aprire, può essere? Ce ne sono tante. Questa non ha numero. Doccia. Sembra non esserci niente qui. Ma tiene una zampa alzata. Qual era quella che si apriva qua? Cosa? Land. Sulla scatola dice terra. C'è una combinazione da mettere. È il numero. Non me lo ricordo, un momento. È il numero che abbiamo trovato, non l'avevo vista. Non l'avevo vista. 834. Cosa ci sarà dentro qui? L'uccellino? Oh.
ha trovato dieta rotta. Tabella dietetica del sindaco della città degli uccelli è stata in parte strappata. Cosa? Trova? Sì. Vai. Ok, il cane guarisce da solo dopo un po'. Però mi sono ricordata adesso... Aspetta, vediamo se dice qualcosa lei. Mi sono ricordata adesso che avevamo gli oggetti, gli ossicini. Forse possiamo darglieli da mangiare. Non parla nemmeno lei, ok. Che antipatici tutti. Ah, qua siamo già stati. Troverà qualcosa lui allora, la doccia. Sì. Cosa? Tabella dieta. La tabella dieta del sindaco della città degli uccelli. Peso di questa mattina 124 kg. Dobbiamo mettere questo numero sempre nella scatola? 124. 124 kg di uccellino. Vediamo. Ah, villaggio. Giusto? Come mai villaggio? Pezzo di nota. Dad is, mommy is. Mamma e papà sono e il resto è strappato. Vediamo dove ci conduce questo... Non so commentare, ragazzi, per adesso, perché davvero è stranissimo. Stavamo cercando questo uccellino. Tutte quelle piume sparse in giro, sembra... Davvero sembra un viale di foglie, non so. Ci sono delle immagini molto suggestive. Come negli scorsi episodi, per esempio, la scena della farfalla che volava e si sdoppiava. Mi è rimasta particolarmente impressa. È una delle scene più, non lo so, magiche, malate che abbia mai visto in un videogioco. E la stessa cosa qui comunque con le piume di quell'uccellino, che è palese poi che sono troppe, che c'è qualcosa che non va. Sì? Ok, possiamo leggerlo tutto? Mamma più papà più figlia, il resto è stato strappato. Ah, ma sono gli uccellini, ok. Non lo so, lui non ci conduce da nessuna parte adesso. Vediamo un momento. Ah, ecco. Vai. Chi è? Non parla neanche lei. Questa è quella, quella che aveva l'uccellino. Anche la gabbietta ancora. Scale. Dove ci sta conducendo? Stiamo andando via da qua. Oh! Pasticcino. Ecco, mi sembrava qualcuno che faceva il verso. Perché l'uccellino non è volato da me? Perché devi essere tu? Stammi lontana. Ti ho detto di starmi lontana. Stava cercando di attirare l'uccellino. Oh, per fortuna ci fanno trovare i pasticcini. Ok, adesso abbiamo un po' di oggetti curativi. Mio Dio! Ecco perché abbiamo gli oggetti curativi. No, allora. Ma quelli sono spinati addirittura, ma stiamo scherzando? No, sono troppi. No, sono troppi. Allora, io non voglio assolutamente morire. Andiamo da questa parte? No, devo guardare la mappa. È tutto chiuso? Dai, alzati, ti prego. Ragazzi, che sofferenza. Qui ci stiamo rimanendo. Non è possibile. An
one lived happily ever. Questa voce così distorta, boh, mi ricorda Hellblade questa. Niente, me lo devo rifare tutto. Ok, ci siamo ragazzi, allora, l'ho rifatto tutto, è stato molto più veloce, non ho sbagliato le stanze, non sono andata nelle stanze dove non c'era nulla, quindi non ho perso vita, però sono preoccupata perché se muoio di nuovo là dove ci sono tutti quei nemici mi demoralizzo un pochino, perché l'idea di dover ricominciare dal salvataggio mi spaventa tanto. Quindi quello che farò, come potete capire dal fatto che non ho il tubo con me, è provare ad ignorarli. Però devo capire prima cosa devo fare. Gli do di nuovo il comando per sicurezza, perché il cane si mette contro i nemici e non mi fa capire dove devo andare e cosa devo cercare. Penso che troveremo un altro pezzettino della nota, ma... ecco, appunto. Alzati. No, ragazzi, non ce la faccio. Proviamo a curarla. No, beh, ma non serve. Lo so che non sembra, ma... sono davvero in panico in questo momento. Non voglio morire. Ecco, ecco, da questa parte, ok? Ci abbiamo fatta. Dobbiamo solo tornare a casa vivi. Allora. Papà più mamma più figlio uguale? Allora, mangiamo un pasticcino. Sono un uccellino rosso, uno verde e uno giallo. Niente, dobbiamo tornare giù. Non so come ce l'abbiamo fatta. Ah! 45 più 55 più 12 45 più 55 più 12 famiglia. Meno male che c'era quella ragazzina, la principessa fredda come il ghiaccio, che fissava l'uccellino. Mi è venuta voglia di guardare. E era un indizio, perché altrimenti mi sarei persa e ci avrei messo ore a capire che bisognava sommarli. Ok, questo. Articolo 1 luglio 1930, Daily Flamingo. Uomo prende in prestito 60 sterline dal conto in banca di 365 sterline della moglie. 365 sterline, ne prende in prestito 60. Coppia. 305. Ruba 60 sterline. Ruba? 60 sterline dal conto in banca di 365 sterline della moglie. Allora. Visto che non è legato a questi numeri, glielo facciamo cercare. Sì, ma aiuto, quest'area è pesantissima da giocare, mamma mia. Tra l'altro sono enigmi davvero semplici, cioè... al di là di questo che adesso non sto capendo che cosa esattamente devo fare, però... sono molto semplici. Il tempo che ci vuole a raggiungere... oh mio Dio, è pieno di nemici là. Nella stanza di Clara ci porta. Oh mio Dio. 21 giugno 1930, Daily Flamingo. Marito prende in prestito altre 30 sterline dal conto in banca della moglie. Ecco, ma questa è la signora delle pulizie, non è morta? Quindi sono 365 meno 60 meno 30, quindi meno 90. 365 meno 90, 275. Ok,
Abbiamo detto 275. Qui sta succedendo la cosa dell'uccellino. La scatola è sempre più piccola, però noi stiamo aprendo diverse scatole. La scatola sta diventando sempre più piccola man mano che la apriamo. Dentro troviamo un'altra scatola con un'altra combinazione. Però la storia raccontava che alla fine l'uccellino era morto. Siccome mi sembra che le storie che leggiamo tendano ad avverarsi. Solo. E vediamo tutto dal punto di vista dell'uccellino morto, tra l'altro. Ah sì, questa l'abbiamo vista, siamo all'orfanotrofio. In soffitta c'era una cassetta delle offerte. Vabbè, qui ormai è evidente come lo spazio non è coerente, insomma. E adesso siamo di nuovo sul dirigibile. Non lo so, ragazzi. Perlomeno Jennifer ha parlato, davvero. Ha detto che non era colpa sua. Non lo so. Non so come commentare questo episodio. È stato abbastanza pesante da giocare, devo dirlo. Soprattutto la morte. Che vabbè, pensandoci, sono morta stupidamente. Non potevo pretendere di affrontare tutti quei nemici con la mia arma così, però è stato davvero pesante doverlo rigiocare tutto, quindi direi che adesso ci fermiamo, però vado avanti a registrare, nonostante la stanchezza, perché voglio sapere che cosa succede, voglio avere qualche indizio più concreto sulla trama di questo gioco, quindi spero che vi stia piacendo, ci vediamo nel prossimo episodio, grazie e ciao a tutti!